Voglio dire che a noi ha fatto veramente molto piacere l'organizzazione di questo evento, perché credo che riprenda un po' anche quello che noi ogni giorno cerchiamo di insegnarvi a scuola, no? Cioè fondamentalmente due cose: la tenacia, perché succederà che non sempre, la vita non sempre sarà facile, molte volte si cadrà, e però trovare la forza sempre di rialzarsi e di andare avanti è fondamentale. L'altra cosa è la correttezza. Noi abbiamo sempre tenuto, insomma, nelle nostre anche attività quotidiane, insomma, no, di insegnare a voi il fair play, nel senso la competizione va bene, la competizione è sana, però bisogna anche essere sempre corretti, avere rispetto. Sono anni che lavoriamo come amministrazione comunale sui temi dello sport e lo facciamo non a caso, cioè nel senso, quando ci troviamo tutti gli anni a fare il bilancio del comune e abbiamo due soldi da spendere, dobbiamo decidere se metterli da una parte o da un'altra. Potremmo spenderli per asfaltare una strada o per fare un parcheggio, e invece abbiamo deciso in questi anni di dare il più delle volte la priorità agli interventi sportivi. Per questo che c'è una palestra rimessa a nuovo, ci sono degli spogliatoi completamente nuovi, per parlare dell'edificio che meglio conoscete, quindi le scuole medie. Perché questo? E quindi dico, perché abbiamo pensato di investire tanto e di lavorare tanto sullo sport? Così arriviamo alle cose che sentiremo stamattina. Già la vostra professoressa Montanari l'ho spiegato molto bene, quale sia il senso dello sport. Lo sport è certamente divertimento, lo sport è certamente salute, lo sport è fair play, lo sport è tenacia, come è stato detto. Aggiungo solo una cosa a quelle che si dicevano prima: lo sport è anche disciplina, nel senso che tutti quanti noi abbiamo ricevuto una dote, un piccolo talento o un grande talento se siamo più fortunati, ma se non abbiamo disciplina non lo riusciamo a mettere a frutto. E le storie che sentiremo stamattina, Daniele l'ha già detto prima, tre storie molto diverse tra di loro, ma tutte tre storie che meritano assolutamente di essere ascoltate, e se ci riusciamo da domani mattina anche di essere messe in pratica. 32 anni fa, so che detta così Stefano è una botta nello stomaco, ma è così, diceva prima Lorenzo, avevo 13 anni, io ne avevo un po' di più, nel 1986 c'è un campionato d'Europa come quello di Berlino. Nicola, ti sto dando praticamente l'avvio per fare vedere, eravamo anche in quel momento in Germania, guarda caso, un pochino più in basso, eravamo a Stoccarda. Proprio a 13 anni feci le mie prime gare di corsa, perché l'anno prima io avevo fatto salto in alto, a 12 anni avevo fatto salto in alto, e allora feci le prime gare, mi vide il mio allenatore, che poi sarebbe rimasto l'allenatore per tutta la vita, e ho cominciato a fare atletica. Quando è che hai capito che avevi la possibilità di fare queste cose qui? C'è un momento in cui hai detto, orca Stefano, qua bisogna che ci mettiamo, dobbiamo decidere cosa fare? Sì, sì, dovete sapere che io a 16 anni, quindi tra un paio di anni per 3-4 anni, 2-3 anni per voi, a 16 anni mi capitò, ero abbastanza bravo, mi capitò di fare il record del mondo nei 3000. Dove ti capitò? Alla manifestazione, io ero allievo, mi mandarono ai campionati europei junior, arrivai ottavo e feci il record del mondo di quella distanza. Andando avanti tutti si aspettavano tanto da me, io avevo qualche problema a sopportare la pressione psicologica e per qualche anno, non dico mi perdetti, però feci altre cose. E me ne accorsi poco prima delle Olimpiadi dell'84, dove poi racconteremo, mi avevano depennato dalla squadra, io, diciamo così, tirando fuori l'orgoglio, usiamo come sono tutti minorenni, tirando fuori l'orgoglio riuscì a fare, invece che nei 5.000 che era la mia distanza in quell'anno, riuscì a fare il minimo nei 1.500, feci il decimo tempo dell'anno al mondo per far capire che stavo bene e andai a fare le Olimpiadi, e lì decisi che non poteva essere una possibile che dovessi essere sempre all'ultimo momento, e quindi pensai che poteva essere cambiata la mia carriera. Sì, ciao, sono Roberto La Barbera. Alla vostra età, alla loro età. Alla vostra età, la vostra età. Ad Alessandria, dico bene? Sì, ad Alessandria. Io non avevo niente a che fare con l'atletica, se non che mi allenavo in mezzo ai campi con mio padre per fare un gran fiato assieme a mia sorella, perché io ero un ballerino. Ho cominciato a ballare all'età di 5 anni e sono diventato all'età di 15 anni professionista.
e ero uno dei più forti ballerini continentali nel liscio dello standard latinoamericani con mia sorella. E, l'atletica di cera la facevo più che altro perché mi trovavo una grande organicità, per via che mio padre appunto ci portava a correre in mezzo ai campi 10-12 km tre volte alla settimana ed ero arrivato a ottimi risultati. Io ero un campione regionale nei 1500 e nei 3000 anch'io. E poi è capitato il dramma a metà di 18 anni, quando praticamente sono diventato maggiorenne, un sabato sera ad un incrocio un'auto a forte velocità mi ha investito. Io non l'ho assolutamente vista perché aveva le luci di posizione e quindi io a questo incrocio, non vedendo luci, non mi sono fermato, colpa mia, e niente, mi ha fatto parecchio male alla gamba destra. E poi purtroppo il 6 giugno me l'hanno dovuta tagliare perché è andata in cancrena e quindi ho cominciato una nuova vita, una vita... Avevi 18 anni? Avevo 18 anni, sì, una vita da diversamente abile, diciamo. E ho deciso da quel momento di non far pesare assolutamente alla mia famiglia il fatto che mi mancava un piede, cioè facevo lo spaccone come prima di aver fatto l'incidente, dicevo che non me ne fregava niente, intanto avevo già intenzione di smettere di ballare, lo sapevano che non era vero, e sono riuscito, non facendomi vedere soffrire, loro non mi hanno mai visto piangere per quello che mi è successo. Io piangevo di notte da solo quando si spegnevano le luci e dopo un quarto d'ora che cominciavo a sentire russare mio padre o respirare un po' più in modo affannato mia sorella. Quelli erano i miei momenti di intimità con l'infortunio che mi è capitato. Quindi diciamo la reazione era minimizzare, fare finta. Minimizzare e far finta di niente, e quello mi ha aiutato, penso, tantissimo a superare il dramma. La mia curiosità era capire in generale cosa succede a un corpo bello allenato come era il corpo di Roberto in un momento in cui ti cambia tutto l'equilibrio perché ti viene meno una parte. Ah, penso che sia di vitale importanza la testa. Cioè, il corpo è comandato dalla testa e se riesci a reagire come ha reagito lui ti crea una seconda possibilità, una seconda vita. Non sappiamo se è più bella o di quella precedente, però sicuramente da quel po' che lo conosco, 20 minuti, l'ha cambiato in bene. Io sono entrato in un ospedale che pesava 82 kg all'età di 18 anni, quando ne sono uscito pesavo 45-46 kg. Quindi dopo che ho conosciuto mia moglie ho cominciato a frequentare le palestre, sono ritornato a pesare i miei 68-70 kg, quindi ero contento, non facevo niente nelle gambe perché non pensavo di poterlo fare, fino a quando un giorno mia moglie mi chiama, mi chiama e stavano facendo rivedere la finale delle Paralimpiadi di Barcellona, dove c'erano 8 partenti tutti amputati e uno biamputato che si chiamava Tony Volpentest. Sono rimasto allucinato, sconvolto, perché ricordi quanti anni avevi? Avevo 29 anni, vedere una roba del genere mi ha sconvolto, anche perché pur non essendo la mia cosa principale, la corsa, mi piaceva però non lo era, io sognavo, avevo degli incubi, sono bambini che sognano un lupo cattivo e io invece sognavo, dopo l'incidente, pazzesco questo, che io ero, non che facevo i 1500-3000, no, ero alla partenza dei blocchi, partivo per 100 metri, vincevo sto 100 metri, mi viene ancora la pelle d'oca adesso, ed ero nel sonno talmente entusiasta che mi svegliavo ancora euforico, no? Con la voglia di andare ad allenare, poi mi rendevo conto che c'era la mia protesi qua di fianco nel letto, e quel sogno, una volta al mese, mi veniva fuori e mi lasciava depresso tutto il giorno. Cos'è successo? Io ho visto quella cosa, sono impazzito, ho cominciato a telefonare a destra e a sinistra, quindi io ho chiesto all'ingegner Verdi se cortesemente potesse offrirmi un piede da poter fare attività sportiva. Non mi interessava correre, però uno con un minimo di ritorno per poter cominciare a lanciare disco, peso e giavellotto. Io non pensavo di poter assolutamente correre, ho cominciato con i lanci. E da lì piano piano ha avuto il problema di trovare persone molto abili che lo hanno seguito e accompagnato, e nello stesso tempo lui a impegnarsi a capire i vantaggi. È come per un pilota prendere una moto nuova, cioè ha creato uno schema motorio nuovo. Ecco, questo volevo dire, cioè il tuo sistema nervoso che ha la centralina nella testa riesce in qualche modo a ricreare una situazione di equilibrio. Domanda per tutti. Funzionale, un sistema funzionale adatta a quello che vuole fare lui. Vai. Sì, intanto ciao a tutti da parte mia e da parte di Mauro. So che i vostri professori dovrebbero già avervi fatto vedere questo video,
Adesso vi racconto brevemente la storia di Mauro. Mauro è nato 44 anni fa e a causa di un problema durante il parto è rimasto... Ha avuto delle difficoltà. Esatto, no, è che stava salutando anche lui, ragazzi. E noi lo salutiamo. Esatto, proprio durante il parto, a causa di questo problema, c'è stata un'anossia cerebrale, che un'anossia vuol dire mancanza di ossigeno al cervello. Come saprete, nel cervello, ogni parte del cervello controlla una parte del nostro corpo. La parte che controlla le capacità motorie di Mauro, quindi tutte le capacità relative al movimento, è stata danneggiata, quindi Mauro all'interno del suo cervello è una persona a tutti gli effetti, quindi capisce tutto quello che gli diciamo, ha i cinque sensi completamente attivi, quindi se io adesso comincio, non so, a tirargli le orecchie o a stringergli il naso, lui ti manda a quel paese, potrebbe mandare anche a quel paese, certo, che è molto gentile, vita, so, per mandare a quel è paese. Molto gentile, non lo fa. E poi siete anche molto amici. Esatto. E poi la parte del corpo che Mauro riesce a controllare meglio è gli occhi, con i quali riesce a comunicare. Come comunica Mauro? Ci sono due possibilità. La possibilità più facile, che è quella del sì e del no. Quindi se noi gli facciamo una domanda precisa, come ad esempio, non so, hai sete, hai fame, hai caldo, hai freddo, guardando alla sua destra ci dice di sì, guardando alla sua sinistra ci dice di no. Altrimenti c'è questa lavagna, che si chiama alfabetiere, che funziona in questo modo. Posizioniamo la lavagna davanti al viso di Mauro. Mauro, con la pupilla dell'occhio sinistro, punta le varie lettere. Io vedo la lettera che Mauro ha puntato, sommo le varie lettere e viene fuori una parola e poi dopo una frase e così via. Quindi direi di far dire qualcosa a Mauro di saluto ai ragazzi e poi dopo vai avanti con me. Vai avanti tu, Fulvio. È sempre bello poter è sempre bello poter parlare davanti è sempre bello poter parlare davanti ai giovani. Quindi noi quando andiamo alle corse, e Mauro lo ricorda sempre, la cosa bella è che lui vuole portare un messaggio e far capire a queste persone che c'è qualcosa di più. Magari ce lo dice lui, ecco che cosa... Sì, tra l'altro noto solo che capisco le famiglie che siano un po' prudenti. Sì, facevo Fulvio. Sì, sì. Capisco le famiglie che siano un po' più prudenti, perché quanto andavate forte. Adesso vi faccio vedere una cosa che accomuna solo me e Mauro, nel senso che siamo gli unici che balliamo in questo modo. Praticamente io ho imparato la lavagna a memoria, quindi io posso non usare la lavagna, guardo semplicemente dove Mauro muove la pupilla e per me è come se lui qui stesse puntando le lettere. Sicuramente la cosa più importante da quando abbiamo cominciato a correre è il messaggio che anche io posso essere un atleta e oggi essere qui come atleta dimostra che abbiamo e oggi essere qui come atleta dimostra che abbiamo lavorato bene. Che era il messaggio di oggi. Cosa provate quando correte? È un ricordo un po', si perde nel tempo, però e come vi dicevo prima, a parte il vento nella faccia, che più vai veloce più lo senti forte,
credo che sia la cosa principale sia sapere che stai gareggiando soprattutto contro te stesso e di volta in volta migliori un pochino. Chiaramente ormai non posso più farlo, diciamo in questo momento è faccio meno danni possibile, però io credo che sia questo, sapere, avere la consapevolezza, soprattutto quando sei un atleta in progressione, che ogni giorno vinci una piccola gara con te stesso e poi viene facile gareggiare con gli altri. Roberto. Sì, esatto, anche per me è la stessa cosa. Io ho l'abitudine ogni mio allenamento di scrivere i tempi, quello che faccio, quanto faccio, i tempi di recupero, e ogni anno è una sfida mia personale dove devo fare almeno come l'anno prima e cerco di migliorare qualcosa ogni anno, e sino a quest'anno ce l'ho fatta. Quando corro mi sento vivo. Tutte le mie difficoltà spariscono e mi sento una cosa sola con le persone intorno a me. Ho visto correre quei ragazzi senza un piede come me, mi ha dato la possibilità di smettere, di sognare, di correre e di farmi male, quindi ho portato il sogno, l'ho fatto diventare realtà ed è stato fantastico, quello mi ha portato, far vedere ai miei, alla mia famiglia, ai miei figli, dare un esempio che malgrado il brutto incidente che mi è successo, nulla è finito, per un ragazzo che ha avuto problemi come me non è che tutti devono diventare atleti, però la vita continua, quindi le aspettative di vita che si avevano prima si devono avere sempre, sia che un ragazzo sia disabile oppure no. Secondo me, Mauro, cosa si prova a gareggiare con gli amici che spingono la carrozzina? Puoi provare a pensare che per me è come per voi quando riuscite a realizzare qualcosa con i vostri amici e quella cosa era per voi e quella cosa era per voi impossibile. E quella cosa era per voi possibile senza di loro.